La città di Napoli fu insignita di medaglia d'oro al valore militare. Le altre medaglie d'oro furono concesse alla memoria a Gennaro Capuzzo, detto Gennarino, di anni 12, Filippo Illuminato, di anni 13, Pasquale Formisano, di anni 17, Mario Menichini, di anni 18. Abbiamo avuto anche medaglie d'argento concesse a Giuseppe Maenza alla memoria, a Giacomo Lettieri alla memoria, ad Antonino Tarsi in Curia, che fu uno dei capi partigiani combattenti delle Quattro Giornate di Napoli, al medico Stefano Fadda, Ezio Murolo, Giuseppe Sanchez, Francesco Pintore, un vigile del fuoco che tanto contribuì alla rivolta napoletana, Nunzio Cassaldo, Fortunato Licheri. Le donne nella Resistenza sono state tante e vengono rappresentate da Maddalena Cerasuolo, detto Lenuccia, medaglia di bronzo al valore militare. Poi abbiamo avuto anche Domenico Scognamiglio, Ciro Vasaduro. Questi gli insigniti ufficiali. Chi non è menzionato nell'elenco ufficiale viene incluso nella medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Napoli. Professore, un ricordo di questo sangue dato alla patria. Tu hai nominato, ecco, hai fatto, è un primo elenco, forse altri andrebbero, ecco, nominati, dico, in senso individuale, ma è l'anima collettiva della città, ecco, che si esprime attraverso questi nomi, questi giovani, ecco, stroncati quando ancora sono in fase evolutiva, quando crescono nel fiore degli anni, ecco, e questo, ecco, confluisce entro uno spazio comune di attesa, di rinnovamento, di rinascita, di liberazione, E io dico che è Napoli che mostra un volto giovane. Napoli è antica. A secoli e secoli, ecco, dalla Palepoli alla Neapolis, alla Napoli romana, medievale, eccetera, eccetera, ma nel settembre, fine settembre delle 43, nell'imminenza dell'arrivo delle truppe alleate, mostra una sua freschezza, una sua generosità, ecco, un suo slancio a Noa, direi con Rimbaud, ecco, a Noa, ed è tuttora, ecco, un laboratorio, ecco, un laboratorio che però, ecco, rischia di essere rischia di sprecarsi, perché c'è stato un tradimento e ancora oggi il tradimento c'è, ecco, per il meglio, per le energie, ecco, più sane che ci sono, per le intelligenze, ecco, vivissime, ecco, creative che ci sono, nient'altro. Professore, in ricordo di queste giovani vite spezzate, appunto, che dicevamo prima, che messaggio possiamo dare ai giovani? E che oggi, ancora una volta, per la giovinezza, per le forze che crescono a Napoli, gli spazi, ecco, sono ingenerosamente chiusi. Però, ecco, come questi ragazzi hanno affrontato il fuoco, il rischio,
e hanno offerto la propria esistenza, ecco, che è stata spezzata come quella di un fiore al bordo di un prato, dobbiamo sapere che occorre, ecco, sfidare, ecco, tanto più grave, più difficile la sfida, tanto più merito c'è, insomma, questo è il messaggio che passa, ecco, di non avvilirsi di fronte agli ostacoli, di non cedere alle difficoltà, allo scoraggiamento, all'anonimato, ecco, di non fuggire. Grazie, grazie professore, grazie.